Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo di autori in tool. Vi ho riportato qui la definizione presente nel glossario del Vademecum e-learning, che pur essendo un documento pubblicato ormai da una decina d'anni fa, continua a essere un riferimento per chi si occupa di e-learning nella pubblica amministrazione. Quindi ve l'ho riportata e direi che comunque una buona definizione da cui partire. Che cosa sono gli authoring tool? Sono dei software che supportano la creazione di ipertesti o applicazioni multimediali, quindi anche la produzione di materiali didattici interattivi. Oggi parleremo proprio di questo e in particolare parleremo di due applicazioni molto interessanti, Articulate Storyline, che ci verrà presentata da Marco Bennardo, e la seconda, EPUB Editor, che ci verrà presentata invece da Francesco Leonetti. Sono due applicazioni che abbiamo scelto queste due perché ci sembravano molto significative di quello di quelli che sono gli strumenti che permettono di produrre materiali didattici. Sono abbastanza differenti tra di loro. Purtroppo nessuna delle due è un software open source, così come per la precedente webinar quando abbiamo parlato di Moodle. Sono software commerciali, hanno però dei costi molto contenuti e quindi alla portata anche di chi ha budget molto ridotti. E tra l'altro, in particolare per EPUB Editor, esiste anche una versione free che permette comunque di utilizzare gran parte delle funzionalità presenti. Quindi, anche se sono prodotti commerciali, ci sentiamo di raccomandarveli o comunque di presentarveli come possibili software, programmi da utilizzare per la produzione di contenuti per il learning, perché sono quelli che a nostro avviso sono tra i più avanzati disponibili sul mercato. Allora, sono le 14:35, io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori di oggi, vi dicevo sono due, quindi avranno circa 40-45 minuti a disposizione per il loro intervento e per soprattutto rispondere anche a eventuali domande da parte vostra. Quindi vi invitiamo come al solito a interagire con gli esperti utilizzando la chat per richiedere chiarimenti, approfondimenti, curiosità e anche su contenuti che per mancanza di tempo non abbiamo potuto affrontare durante l'intervento. Quindi invito Marco Bernardo ad attivare la sua webcam e una volta che lo vedo, perfetto, Marco, ti vedo perfettamente. Allora visualizzo la tua presentazione, ti lascio la Assolutamente. parola. Buonasera, buon pomeriggio a te e auguro a tutti un buon webinar. Prego Marco. Grazie. Bene, benvenuti a tutti in questa sessione, in questo webinar sui programmi autore, oppure anche detti authoring tools. Sono contento di avervi qui perché molti di voi so che sono degli insegnanti e quindi sicuramente avranno la necessità di creare dei contenuti multimediali da mettere a disposizione ai propri studenti. Nella mia presentazione essenzialmente parleremo di quali sono, cos'è un authoring tool generale, ma vi presenterò due dei principali authoring tool presenti sul mercato e della stessa casa. Uno è quindi dell'Articulate, uno è la Suite Studio che include Presenter, WizMaker, Engage, e la seconda riguarda l'arci diffuso Articulate Storyline. Vedremo che sono due tool molto simili tra loro, ma con possibilità molto diverse tra di loro anche. E lo farò cercando di utilizzare più esempi possibili, naturalmente nel tempo che mi consentirà di farlo. Ora io vi condividerò il mio schermo perché il miglior modo per potervi illustrare di cosa stiamo parlando forse è farvelo vedere direttamente. Prima di far questo, ok, condividiamo lo schermo, solo un attimo, condividi, andiamo qui, ok, presentazione. Eccoci qua. Allora, cos'è un authoring tool essenzialmente? È un qualsiasi software che mi consente di
aggregare più media diverso, più integrare media di tipo diverso, quindi video, immagini, testo, ipertesto, link, quant'altro sia possibile erogare attraverso il web in un contenuto multimediale, che sia strutturato e abbia un flusso e quindi navigabile. Che cosa significa navigabile? Quindi che abbia tutte le caratteristiche per essere un oggetto didattico, o anche detto learning object. Ecco, ne esistono in commercio tantissimi, potrei parlare di Captivate, di Lector, Camtasia, Shift, oppure iSpring. No, questi sono tutti software commerciali, come ce n'è anche qualcuno open source. Ora, nell'attuale panorama internazionale, Storyline la fa da padrona in questo momento, perché è il più diffuso e il più versatile software utilizzato, però anche gli altri possono essere delle valide alternative. La domanda che ci facciamo: ma PowerPoint è anche un authoring tools? Beh, in un certo senso sì, perché ormai PowerPoint è arrivato a un tale grado di maturazione che ci consente di realizzare dei contenuti didattici multimediali, anche se non paragonabili a quelli che possiamo realizzare con questi tool, ma comunque che utilizziamo tutti i giorni in aula e anche a scuola. Quindi fa parte, anche lui si potrebbe considerare PowerPoint, un authoring tools. Ora, per creare un oggetto multimediale, ovviamente servono tante, mi piace dire che servono tante professionalità. Ci vuole chi scrive i testi, chi fa le immagini. Per creare un contenuto di alta qualità, sapete bene che avete bisogno sempre di un grafico, chi scrive i testi, chi registra l'audio, quindi essenzialmente un team di professionisti che poi collaborano per creare un oggetto didattico. Ora, questo molto spesso non è possibile, quindi nella stragrande maggioranza dei casi la nostra situazione è esattamente questa. Cioè, ci ritroviamo a dover fare one man show, one man band anzi, a dover realizzare tutto da soli, essenzialmente. E quindi per far questo abbiamo bisogno di uno strumento che sia il più semplice possibile e il più versatile possibile, quindi che abbia tutti gli strumenti che ci servono per realizzare il nostro oggetto multimediale, senza il supporto purtroppo in ambiente scolastico di altri professionisti che ci possono aiutare nel farlo. Quindi il buon punto di partenza è quello di utilizzare lo strumento più comune, che sarebbe PowerPoint. Ecco, cominciamo quindi a parlare di Articulate Studio. Articulate Studio è un insieme di software messo a disposizione in questa suite, il cui principale è il presenter, che non è altro che un plugin di PowerPoint. Un plugin di PowerPoint significa che voi potete cominciare a utilizzare sin da subito, potete realizzare i contenuti o prendere dei contenuti che già avete realizzato in PowerPoint e trasformarli in dei learning object. Come? Cosa manca a PowerPoint per non essere un vero e proprio learning object multimediale? Manca l'audio, manca la sincronizzazione della vostra voce o della voce del relatore con gli elementi che sono presenti in una slide di PowerPoint. PowerPoint ci dà la possibilità di creare una moltitudine di animazioni all'interno delle slide. No, molti di noi, nella nostra tesi di laurea, ci siamo sbizzarriti in queste animazioni improbabili, ma effettivamente è l'unico tool che moltissimi conoscono. E quindi il fatto che esista un plugin che mi consenta di inserire dell'audio, sincronizzarlo e produrre così un learning object è qualcosa di estremamente utile. A tal proposito, vi voglio far vedere quindi in che cosa consiste tutto ciò.
Ora prenderò io una qualsiasi, questa è la mia presentazione di PowerPoint, lo potrei fare su questa, ma lo posso fare anche su un'altra presentazione. Ecco qua. Prendiamo una qualsiasi presentazione di PowerPoint con le animazioni, vediamo qui con le mie. Ok, con tutti i tool che mi servono per creare le animazioni. E cosa presentare in pratica? Che cos'è? È un qualcosa che dopo averlo installato ci compare questo tool, questo plugin che mi consente essenzialmente di inserire dell'audio da associare a ogni slide di PowerPoint. Quindi immaginiamo che questa sia la slide di PowerPoint che vogliamo rendere multimediale, perché sennò sarebbe monomediale, in quanto ci sono soltanto elementi visuali. Ipotizziamo, voglio aggiungere il nostro audio. E come lo possiamo aggiungere? Lo possiamo aggiungere o inserendo l'audio registrato dal microfono, quindi sincronizzandolo con la nostra voce, oppure importando dei file audio. Una volta importati, non dobbiamo fare altro che sincronizzare le animazioni che sono presenti in questa animazione con gli elementi che sono presenti nella slide. Fatto questo, il mio lavoro è finito, nel senso sono riuscito a creare qualche cosa che abbia un testo, delle immagini e dell'audio sincronizzate con la voce del docente. Quindi il risultato finale è qualcosa di questo tipo, quindi un oggetto, esportandolo avremo un oggetto multimediale che non ha più bisogno di PowerPoint per essere visualizzato, quindi è una pagina web a tutti gli effetti, con il suo bel menu di navigazione e il suo player, diciamo questa cornice che sta qui accanto, e la possibilità di sfogliare questo contenuto e di ascoltare questo contenuto, portarlo avanti, portarlo indietro, esattamente come tantissimi corsi in e-learning che avete visto, compresi i corsi realizzati dal Formex. Quindi capiamo bene che il vantaggio nell'uso di questo software è estremo. Cosa manca per renderlo un po' più vivace, diciamo, dal punto di vista della interazione? Mancano i quiz. E a tal proposito, la suite, come dicevo, Studio, all'interno di questo plugin troverete anche la possibilità di inserire dei quiz di diverso tipo. Vi faccio vedere qua come ad esempio crearne uno. Facciamo un nuovo quiz, lo vogliamo inserire tra una slide e l'altra al completamento della lezione in PowerPoint. È molto semplice. Diamo un nome, scegliamo la tipologia di quiz che vogliamo realizzare e diciamo il gioco è fatto. Quindi questo vi consente, Presenter, di realizzare una moltitudine di tipologie di quiz. Ora vediamo qui, si sta caricando. Vediamo un attimo. Ecco, gli chiede che tipologia di quiz vogliamo realizzare, se è un vero o falso, scelta multipla, risposte vere, riempi la frase, associa due concetti, eccetera. Quindi dei quiz che possono essere un momento di verifica dell'apprendimento, di autoapprendimento, o anche una semplice interruzione di un oggetto didattico che essendo visualizzato una slide dopo l'altra, potrebbe essere dopo qualche slide anche monotono. A tal proposito, proprio per venire incontro a queste esigenze, creare degli oggetti che siano anche più interattivi, in cui la partecipazione dell'utente sia attiva, c'è la possibilità di inserire all'interno di queste slide di PowerPoint anche gli oggetti di tipo interattivo, come ad esempio questi che sono quello che qui viene detto Engage Interaction. Sono delle interazioni preconfezionate che voi potete utilizzare e personalizzare all'interno del vostro Learning Object. Quindi vediamo ad esempio questa interazione qui. Lui mi chiede semplicemente di inserire il testo, compilare queste parti qua e mettere delle immagini.
E come per magia io ho all'interno della mia lezione un oggetto di questo tipo, dove posso cliccare, zoomare, sfogliare delle immagini, guardare del testo o ascoltare un video, cioè, o visualizzare un video, eccetera. Quindi dei momenti di interazione e di approfondimento del contenuto che possono essere molto efficaci nell'apprendimento online, dove ben tutti sappiamo che il partecipante è solo e non ha riferimenti. Oltre a questo, sempre utilizzando Articulate Studio, è possibile inserire video, quindi video presenti o già su YouTube oppure presi che avete già sul vostro PC, o elementi provenienti dal web, quindi includere all'interno pagine vere e proprie, o addirittura vedrete tra qualche minuto anche ebook come quelli realizzati con i Pub Editor. Quindi diciamo che mi dà la possibilità di realizzare velocemente dei contenuti di learning object multimediali con veramente pochissimo sforzo. E infine, cosa dobbiamo fare? Infine, lì dobbiamo pubblicare questi contenuti, quindi per renderli essenzialmente come una pagina web, basta pubblicare il contenuto e qui avete una serie di possibilità. Nei precedenti webinar avete visto che le piattaforme di e-learning sono gli learning management system, hanno uno standard di interoperabilità dei contenuti che si chiama SCORM, quindi è un pacchettino zip che questi software possono generare questo zip si può caricare all'interno di tutti gli LMS. Quindi avete la possibilità, vedete qui, di pubblicare per LMS. Ma il problema che molti di voi hanno è che non, ad esempio, questi contenuti devono essere fruiti in maniera offline, ma nessun problema, potete pubblicarli con la pubblicazione web, quindi non tracciati magari da una piattaforma di learning, ma come una singola pagina web sul sito istituzionale, sulla LAN, dove preferite, e averli quindi fruibili al 100% in maniera offline. O addirittura, se anche questo è possibile, poi voglio trasportare e metterli in una pennetta, esiste la pubblicazione per CD. Una volta che ho eseguito il publish, otterrò una cartellina di questo tipo, vi faccio vedere, di questo tipo qua. Quindi è una cartella dove per lanciare il nostro contenuto multimediale basta cliccare sulla paginetta web. Oppure se abbiamo scelto l'esportazione su CD, appena si lancia il CD partirà direttamente la presentazione. Quindi questo mi dà la possibilità, una grandissima opportunità. L'altro aspetto è quello legato nella pubblicazione legata alla duplice possibilità di pubblicare in HTML5 Flash. Cosa sto dicendo? Siccome per molti di voi molto probabilmente sto parlando arabo, ma alcuni sicuramente avranno sentito parlare del responsive, nel senso di contenuti multimediali responsivi. Ora ritorno alla mia presentazione. Eccoci qua. Ok, eccoci qua. Allora, avere la possibilità di pubblicare dei contenuti multimediali per qualsiasi dispositivo è una grandissima opportunità. Quindi considerate che questi software, questi tool, consentono di pubblicare sia in versione HTML5, quindi fruibile con qualsiasi tipo di dispositivo, oppure Flash, fruibile con la maggior parte dei PC. Quindi questo è un valore aggiunto molto elevato, avere la possibilità che lo stesso contenuto gira un po' dappertutto e averlo a disposizione su qualsiasi tipo di dispositivo. Bene, questo è un po' quello che può fare Studio, ma vogliamo spingerci oltre. Mo, per spingerci oltre, cos'è che manca a Presenter, cioè questo plugin o anche detto studio,
Cosa manca? Manca la possibilità di inventarsi delle interazioni, dei giochi, dei momenti di interazione anche molto avanzata, ad esempio creando dei giochi didattici. E perché tutte, anche tutte le animazioni che si possono realizzare con questo software sono legate a PowerPoint. Quindi il tutto è contenuto su quello che posso fare con PowerPoint, purtroppo. Se vogliamo spingerci oltre, quindi liberare quello che è la nostra creatività nella produzione di contenuti multimediali, dobbiamo passare a un altro software ed è il famigerato e famoso Storyline. Storyline è un mix di tre tipologie di software. Un po' è un po' PowerPoint, un po' è un po' PowerPoint, un po' un programma di montaggio video. Infatti contiene degli elementi, può gestire le tracce video di tutti gli elementi che sono presenti nella slide. È un po' un software di animazione. Quindi questo per i creativi e per quelli che si trovano, si ritengono un po' intrappolati negli schemi di PowerPoint, ci consente di liberare la nostra creatività e realizzare in questo caso qualsiasi tipo di contenuto multimediale e qualsiasi tipo di anche learning game e learning object. Vediamo un po' come è strutturato Storyline. Questo software c'è da dire che è un software standalone, nel senso non ha bisogno assolutamente di PowerPoint per funzionare, anche se puoi importare i PowerPoint esistenti. Quindi non avete bisogno della suite Office per farlo funzionare. E ha un'interfaccia però molto simile a quella di PowerPoint. Vedete che le slide sono l'impostazione della slide è molto simile a quella di PowerPoint e mi consente anche di inserire tutti gli elementi che abitualmente inserisco su PowerPoint, come testo, immagini, video, eccetera. Ma vediamolo in pratica aperto questo software. Ecco qua, ne apro un esempio. Ok. Questo è Storyline, questa è una visualizzazione per capitoli o anche equiparata agli storyboard, quelli che vengono utilizzati per la produzione di un film. Questo è perché c'è una parte di questo software che ha un'anima di produzione cinematografica quasi. Ma vediamo un po' com'è al suo interno. Se io vado su una slide qualsiasi, vedete che avete un ambiente del tutto simile a PowerPoint e la possibilità di inserire tutta una serie di contenuti. Contenuti che possono essere dai più semplici, immagini, forme, video e audio, e fin qui tutto è normale, ma anche altro di genere di contenuti, come dei personaggi, avete una collezione di personaggi molto ampia, illustrati, non illustrati, fotografici, eccetera. E perché sono importanti questi personaggi? Perché nel Learning Object solitamente avere la possibilità di un personaggio guida a cui diamo la voce inserendo l'audio può essere molto utile per farli sentire un po' meno soli nel loro apprendimento. E questi personaggi hanno tantissime pose e tantissimi espressioni, diciamo. Poi, oltre a questo, vedete nel pannello Insert, potete andare ad aggiungere anche piccolissime interazioni. Guardate, ad esempio, queste. Io qui faccio vedere direttamente in un tool sviluppato. Vedete subito che la tipologia si differenzia molto rispetto a quella di PowerPoint. Posso inserire del testo, Marco, chiedere qualche cosa all'utente. Questa è una slide molto simile a PowerPoint, ma posso andare a realizzare anche cose di questo tipo, dove l'interazione incomincia a essere un po' più spinta, oppure andare a realizzare dei momenti di clicca e scopri, come vengono detti, cioè di approfondimento con una voce guida. Prima parte una voce guida, adesso non la state sentendo, ma che mi consentono di poi cliccare e approfondire un contenuto, cosa che su PowerPoint è possibile realizzare ma in maniera molto complessa. Ma anche di realizzare delle interazioni in cui faccio muovere gli oggetti a seconda di come cosa clicco. Questa non è un'animazione.
Vedete, io sto facendo muovere questo cuore avanti e indietro semplicemente cliccando su due pulsanti, cosa che si può realizzare essenzialmente con software che vengono utilizzati anche per creare dei giochi, no? E quindi, tornando a noi, vi ritrovate una suite estremamente versatile. Ma quello che ritengo più interessante, quindi la possibilità di andare a guardare quante tipologie di elementi multimediali e di interazioni che si possono andare a fare. Non le dirò tutte perché ci vorrebbero quattro webinar di questo soltanto per spiegare che tipologie di oggetti si possono realizzare. Ma quello che è importante è che si possono realizzare o cose estremamente semplici, come inserire un hotspot, un marker di approfondimento nelle vostre slide. Guarda, ne metto uno qua, metto del testo, cioè ingrandisco un po', metto del testo, l'audio è disturbato, ok, e posso andare a inserire del testo, prova o delle immagini o quelle che preferisco personalizzare questo hotspot e essenzialmente io ho realizzato qualche cosa di questo tipo semplicemente in 2 secondi. Aspetti, faccio vedere meglio. Esatto, di questo tipo. Pensate a quanto ci vuole per realizzare qualcosa del genere con un altro tool. Quindi posso realizzare sia dei contenuti didattici estremamente semplici come quelli che posso fare anche con PowerPoint, ma anche momenti di interazione estremamente complessi e anche molto interessanti dal punto di vista dell'utente. Quindi, tornando a noi, con Storyline, vi faccio vedere anche questo oggetto qui. Per realizzarlo, chi sa utilizzare un gioco di questo tipo, chi sa utilizzare questo software anche alle prime armi, lo fa in una decina di minuti, qualcosa del genere. Però sfido a farlo con altri tool, cioè realizzarlo, vedete, un click qua, un drag and drop semplicissimo che si realizza in pochi minuti attraverso Storyline. Quindi una sorta di coltellino svizzero che mi consente di realizzare una moltitudine di learning object, e che mi dà quindi la possibilità di non limitare la mia fantasia nella creazione di contenuti. Anche qui, una volta preparato il mio software, io lo posso pubblicare e anche qui mi ritrovo la stessa scelta che abbiamo visto prima, quindi per piattaforme, per web, per CD, eccetera. E anche in questo caso sono contenuti assolutamente fruibili su qualsiasi tipo di dispositivo. Co cosa c'è altro da dire? Che questo software, quindi, vi dà la possibilità veramente di esprimere la vostra creatività nell'uso del software. E per quanto possa sembrare complesso nell'utilizzo, non lo è affatto. Questo, grazie anche a questi pannellini che vedete qui sotto, che mi consentono di sincronizzare gli elementi. Faccio vedere qualcosa già di pronto. Di sincronizzare la voce guida che voi andate a inserire registrandola dallo schermo oppure registrandola col vostro microfono oppure inserendola una voce già preregistrata, di sincronizzare gli elementi che sono presenti nella slide con l'audio. Questo ovviamente non è possibile realizzarlo con PowerPoint. Guardate, ora sto riascoltando questa parte di lezione, e quindi gli oggetti appaiono, spariscono, vengono animati, insomma, hanno tutta una serie di possibilità. Ma il fatto di averli qui in una timeline come quella di un software di montaggio video è qualcosa di estremamente potente perché
Io sfido chiunque ad avere, a creare un'animazione fatta bene con PowerPoint con più di 20-30 elementi nella slide. Per chi si è imbattuto a qualcosa del genere, magari nella presentazione della propria tesi di laurea, sicuramente è impazzito, perché il PowerPoint va bene per realizzare un'animazione con 2 o 3 elementi, poi dopodiché incomincia a essere incredibilmente più complesso. Quindi avete a disposizione una sorta di coltellino svizzero per realizzare qualsiasi tipo di contenuto. E qui non vi ho fatto vedere anche dei contenuti, vediamo se vi posso far vedere, esatto, di tutorial software, ovvero potete con questo software anche registrare lo schermo per far vedere come funziona un determinato software. Ciò non di meno, cioè, è anche possibile creare delle simulazioni, un po' come quelli che avete visto, se qualcuno di voi ha visto o ha intravisto per la patente europea. Quindi questo che state vedendo adesso, ad esempio, è una registrazione di un software commentata in audio che per esporre, per far vedere le istruzioni su come si usa un software. Bene, vedo un attimo quanto tempo mi è rimasto a disposizione per darvi un po' di chiarezza su come ottenere questo software e come provarlo. Come dico io molto spesso, ok, ho altri 5 minuti, 10 minuti? Ok, benissimo, posso andare, posso proseguire. Vi faccio vedere, continuo con la condivisione dello schermo. Ovviamente, per poter utilizzare questo software, imparare a utilizzarlo, la prima regola è quella di, guardate qui qua, di provarlo. Bene, l'articolo vi dà la possibilità di testare questo software per 30 giorni in maniera assolutamente gratuita. Io vi consiglio di utilizzare la demo di Articulate 360, perché oltre ad avere Storyline al suo interno ha anche Presenter, cioè tutta la suite completa, e quindi potete anche farvi una panoramica di tutti i tool che mette a disposizione l'Articulate. E inoltre vi andate a ritrovare anche una serie di risorse multimediali, purtroppo in inglese, molto complete sull'uso di questo software, che spaziano su qualsiasi aspetto del software, oltre che per potervi ispirare a una serie di esempi pubblicati dalla casa madre. Ebbene sì, questo software è purtroppo in inglese, ma no, quello che esporta, cioè quello che possiamo pubblicare, ovviamente può essere localizzato in italiano. Quindi vi dovreste soltanto ritrovare con i pannelli per l'inserimento dei contenuti. C'è da fare infine un'ultima distinzione tra il tipo di licenze che vengono con cui viene venduto questo software, perché Storyline può essere venduto o come licenza perpetua, in questo caso si chiama Storyline 3, e quindi è quello che vi ho fatto, uno di quello che vi ho fatto vedere, oppure anche Studio può essere venduto come licenza singola, all'intorno siamo sui circa 1000 euro per licenza. Oppure può essere venduto in abbonamento, quindi se vi serve questo software semplicemente per un progetto e poi non vi serve più, potete optare per Articulate 360, che a differenza del software della suite classica, diciamo quelli in licenza perpetua, ha in più la possibilità, diciamo, di una library di oggetti multimediali già pronte, come icone, o icone come si possa dire, cerchiamo Apple per esempio, oggetti che potete da subito inserire nelle vostre slide. Sappiamo molti chi ha creato delle reazioni multimediali sa benissimo che questo ci fa perdere un sacco di tempo. Ha una libreria di miliardi di oggetti, immagini,
illustrazioni già pronte da inserire nel vostro, addirittura anche video da inserire nelle vostre presentazioni. E non solo, vi ritrovate anche degli schemi mediante l'inserimento di, faccio vedere qua, inserisce ad esempio Content Library, degli schemi già pronti da cui partire per poter realizzare le vostre lezioni. Questo soltanto se si opta per Articulate 360, quindi per l'abbonamento, altrimenti sul software normale non avete a disposizione queste librerie di oggetti già pronti. Bene, mi pare che il tempo a mia disposizione è già terminato. Sono le 15:10 e lascio la parola a Gianluca Allora, in e realtà sono a Marco, sei disposizione per le andato vostre molto domande. veloce e quindi hai terminato in anticipo rispetto al tempo che avevi a disposizione, quindi avresti ancora qualche minuto, per cui io invito nuovamente i colleghi e i partecipanti a fare qualche domanda, approfittare della presenza di Marco per richiedere eventuali approfondimenti sul suo intervento, curiosità, altrimenti possiamo passare alla relatore successivo. Se non ci sono domande, io negli ultimi minuti a disposizione vi farei vedere Perfetto. che cosa è possibile realizzare con Storyline. Qualche esempio di contenuto molto, proprio in 5 minuti. Nel frattempo pensate alle domande. Ne vedo già una: che differenza c'è tra PowerPoint e questo software? PowerPoint è PowerPoint, e quindi è un software che non mi consente di creare lezioni multimediali. È monomediale, nel senso, è vero che posso inserire dell'audio, ma non posso sincronizzare le animazioni con l'audio, è tutto molto complesso. Non mi consente di esportare in SCORM, quindi non posso poi utilizzare questi oggetti multimediali all'interno della mia piattaforma. È tutto relegato a PowerPoint, quindi non è possibile utilizzarlo. Quindi volevo utilizzare questi ultimi minuti a mia disposizione per farvi vedere giusto qualche esempio. Vi condivido un'altra volta lo schermo. Ok, ad esempio, questo è un esempio vabbè, fatto con. Ok, posso realizzare dei oggetti in cui devo trascinare nella posizione giusta degli elementi, o piuttosto, vedete qua, metti in ordine degli elementi, piuttosto che quali sono le cose da portarti. O quale modulo devo compilare, vedete, questo genere di interazioni. Con Storyline non avete effettivamente limiti nella tipologia di interazioni. Hotspot, come quelli qualsiasi tipo di quiz è possibile realizzarlo, ma anche lezioni estremamente personalizzate. Qui vedete, ad esempio, in questo caso, oltre ad esserci la parte di lezione, di tutoriale col commento in audio, lo faccio rivedere questo qui. C'è la possibilità di inserire anche delle interazioni che ci si può inventare per rappresentare un determinato concetto. Quindi, ok, qua c'è tutta una parte di audio. Aspetta, attendiamo che forse non lo state ascoltando, ma c'è tutta una voce a guida che mi sta spiegando un concetto e poi mi dà la possibilità di interagire con il contenuto spostando questa lineetta e vedendo che cosa avviene a questo pupazzetto. Come anche altre tipologie, vi faccio vedere qua un altro esempio. Io qua volevo illustrare quanto l'illuminazione in una stanza influiva e quanti erano i lux giusti per una stanza. Quindi io qua, vedete, posso controllare la luminosità e poi cliccare su degli elementi per approfondire il concetto. Quindi capite bene che è qualcosa di estremamente potente nell'utilizzarlo. E anche avere il fatto che questo stesso contenuto potete vederlo sul telefonino è qualcosa di incredibile. Bene. Detto questo, penso che in questo caso di aver esaurito i Sì, minuti Marco, a mia direi che a questo disposizione. punto abbiamo, se non ci sono domande da parte dei
partecipanti, direi che possiamo passare all'intervento successivo. Sono software costosi. Allora, Franco, qui rispondo io. Marco ha parlato un po' di prezzi, di licensing del software. La cosa migliore è andare a verificare direttamente sul sito, eventualmente sul sito del produttore, ed eventualmente verificare anche se ci sono licenze educational rivolte al mondo della scuola. E sì, comunque sono software commerciali, in questo caso che hanno un costo che però è abbastanza contenuto, parliamo nell'ordine di qualche centinaio di dollari, non proprio irrisorio, ma comunque contenuto. Allora, direi che possiamo passare all'intervento successivo, quindi chiedo a Francesco Leonetti di attivare la sua webcam. Nel frattempo abbiamo visualizzato la sua presentazione, siamo assolutamente nei tempi che ci eravamo dati, per cui ringrazio Marco Bennardo per l'intervento. E grazie Marco, vedo ecco Grazie a voi, eccomi. Francesco comparire in video. Ciao, eccomi. Perfetto, ti sento anche, hai la presentazione a disposizione, ti lascio la parola, buon lavoro. Bene, grazie. Grazie a tutti voi qui presenti e ringrazio anche chi avrà la pazienza di seguire questa registrazione in differita. Dunque, parliamo di un'altra tipologia di contenuto che può essere indicato come contenuto didattico digitale, in particolare nella versione ebook, che insomma è un particolare appunto punto di vista del più generico learning object di cui Marco poco fa ci ha fatto vedere alcuni potenti tool di sviluppo. A questo proposito, mi era piaciuta quella slide del One Man Band, la vorrei un attimo riprendere se Gianluca mi dà la possibilità di condividere schermo. Vorrei riprendere un attimo da quel passaggio che mi ha fatto venire in mente Gianluca, potresti darmi la condivisione di schermo, per favore? Pronto? Eccolo, grazie. Ecco, volevo un attimo riprendere. Quell'immagine che mi ha ricordato una delle accezioni con cui viene inteso nel contesto scolastico, viene intesa la figura dell'animatore digitale, che rispetto al One Man Band, ecco, questa è sembrata essere un po' più rispondente, questa è la Bia Kalì, una figura mitica, una divinità indiana, tra l'altro anche piuttosto minacciosa, è la via della distruzione, con tanti strumenti, vedete tra l'altro anche una testa, e una collana di vittime di questa introduzione del digitale nella scuola. Un'altra accezione piuttosto frequente è questa del barba papà, cioè l'animatore digitale che con un barbatrucco fa restare di stucco, risolve ogni problema. Ma vabbè, questa era giusto una piccola digressione che mi sono permesso prendendo spunto da quella slide che mi ha ispirato, mi ha stimolato di Marco poco fa. Ma veniamo invece a noi, cioè alla concezione di ebook allo strumento con cui realizzarlo. Io ovviamente vi presento lo strumento IPAB Editor, di cui sono tra l'altro anche autore e sviluppatore. E ora vi spiego anche perché ho pensato a mettere a disposizione un tool dedicato per creare ebook. Quando tutto sommato, se io adesso vi chiedessi, ma voi un ebook come lo scrivereste? Immagino che molti di voi si lasciano prendere dalla componente book, no? Di ebook, ovvero anche dall'esperienza che normalmente si ha anche sul mercato, no? Degli ebook. E cioè, tutto sommato, un libro, via, un libro, anche un libro posto in forma digitale, in un formato digitale.
quindi piuttosto che andare a sfogliare le pagine di carta, sfogliamo le videate, no? Le corrispondenti pagine digitali. Per cui, se doveste scegliere un tool per fare ebook, probabilmente scegliereste un tool per scrivere con cui normalmente scrivete contenuti, e cioè Word, l'uso Word così e leggendolo simbolicamente a applicazioni di videoscrittura. Ma ovviamente non c'è solo Word, c'è OpenOffice, LibreOffice. C'è Google Drive, eccetera, eccetera. Pages per chi usa ambienti Macintosh. Insomma, strumenti dedicati squisitamente a farvi scrivere dei libri. Tra l'altro, questa evidenza è data anche dal fatto che quando aprite queste applicazioni, ciò che vi viene presentato davanti è un foglio A4, tipicamente. Questo in qualche modo vi manipola, vi condiziona a concepire l'oggetto che state creando in termini di formato cartaceo, in termini di libro. E questo fa perdere di vista completamente quella E che sta davanti a Book, la quale dischiude esperienze d'uso assolutamente inedite e che andrebbero esplorate, sfruttate, andrebbero incluse nel vostro oggetto affinché l'operazione che facciamo non sia una semplice trasposizione in digitale del libro cartaceo, cosa che purtroppo molto spesso vediamo, tra l'altro. Ben inteso, Anna Karenina di Tolstoi. Va benissimo visto su un Kindle, io lo posso tranquillamente portare su un supporto digitale e lasciarmi prendere dalla narrazione che Tolstoi ha creato quando non c'era manco il tablet. Però funziona benissimo, per carità. Ma Tolstoi aveva pensato quel suo romanzo avendo a disposizione piuma d'oca e carta, calamaio, insomma. Quello che è triste oggi constatare è vedere come invece autori di testi odierni, contemporanei, quindi che hanno a disposizione questa capacità espressiva dischiusa dal digitale, ancora pensano e progettano il loro libro in termini cartacei. Ora, non ci lasciamo ingannare dal fatto che stiamo usando Word, cioè un ambiente digitale, ma l'ambiente digitale, Word, ci propone un concept, una concezione di libro ancora alla Tolstoi. Quindi noi nel 2017 scriviamo un libro, lo immaginiamo, lo strutturiamo nei contenuti e nelle funzioni, così come lo strutturava un autore dell'Ottocento. Questo capite bene che non va bene, non è quello che noi ci aspettavamo dalla rivoluzione del libro, dell'ebook. D'altra parte, quando vi si presenta il foglio bianco davanti, quando Word vi presenta il foglio bianco, vi sta definendo il prodotto. Cioè, in pratica, lo strumento che usate per creare l'ebook, in un certo senso, definisce il prodotto stesso. È come se Word vi stesse mettendo davanti un chiodo. E allora io per fare un chiodo, per trattare un chiodo, devo necessariamente usare il martello. Il martello è lo strumento principale, ideale per piantare chiodi, non ce n'è altri migliori. Ci possono essere delle varianti, però sostanzialmente è il martello che si usa quando ho il prodotto che voglio definire è assimilabile all'idea di chiodo. Però chiediamoci, è davvero un chiodo quello che io voglio fare? Perché magari l'ebook dischiude possibilità inedite che richiedono evidentemente strumenti specifici per poterli adottare. Cioè, se io devo piantare non un chiodo, ma una vite, il martello non va più bene. Ho bisogno di scegliere uno strumento più indicato. Il cacciavite è completamente diverso dal martello, sebbene chiodo e cacciavite assolvono a funzioni simili, ma, non, ma con una strategia, con un'esperienza anche, diciamo così, implementativa, diversa, caratteristica, specifica. Appunto, è un prodotto diverso.
Per cui, ripeto, la scelta, e qui vi faccio vedere una delle opzioni che vengono rese disponibili da uno dei principali strumenti di videoscrittura, Google Drive, che è assimilabile a Word via, nella sua interfaccia. Google Drive vi mette a disposizione la possibilità di uscire, di esportare il contenuto in formato EPUB, che è il formato principale de facto per gli ebook, ma ovviamente c'è anche il PDF, c'è Word e così via. Ora, stando così le cose, che bisogno c'era di Bab Editor, di inventarsi un tool per fare ebook chiamandolo EPUB Editor, quando abbiamo a disposizione strumenti, tutto sommato, immediati, intuitivi. Chi oggi non conosce, non sa usare, non sa padroneggiare un oggetto come Word? Che bisogno c'era di pelagarsi in altri tool? Beh, perché, ripeto, ok, puoi pure salvarlo come pub, ma rimane sempre un libro di carta. Cioè un oggetto che nella sua concezione è un libro. In pratica, tra l'altro, ora salto queste slide, so che vi verranno resi disponibili poi i link, i materiali, delle slide che abbiamo usato, per darvi la possibilità anche di guardarli più in dettaglio. Quindi molte delle slide che avevo previsto le salterò. Al momento non voglio approfondire il discorso della normativa scolastica in materia di ebook nella scuola. Mi limito solo sinteticamente a ricordarvi che ci sono questi tre livelli che oggi noi possiamo adottare, con cui adottare la scelta digitale nel libro. Livello A, libro di carta, quindi nessun digitale in classe. I ragazzi vengono con gli zaini pieni di carta e, se vogliono, al più contenuti integrativi che una volta erano messi come dei CD che mai nessuno usava. Di fatto, oggi questi CD sono rappresentati da piattaforme online, quindi uno va via web a trovare contenuti integrativi, ma sono pochi quelli che li sfruttano. Di fatto, il principale ruolo è rivestito dal libro di carta. E la versione B, invece, consente al consumatore, all'utente, al genitore, di chiedere non solo la versione del libro di carta, o addirittura neanche la versione del libro di carta, ma quella digitale. Quindi voglio l'ebook, che non deve essere però il PDF. Ora riprendo il discorso che avevo iniziato poco fa, ma deve essere propriamente ebook, cioè non farmi fare la stessa esperienza che faccio sul libro di carta. In questa fase, a livello B, comunque carta e digitale convivono. Nella fase C, che è quella che si auspica si realizzi quanto prima, ovviamente a patto che non esistano più ostacoli alla diffusione del digitale, quindi banda larga, accesso a internet, nei luoghi nei quali per motivi di sicurezza l'accesso a internet non è consentito, perlomeno che sia possibile disporre di dispositivi su cui far girare versioni offline di questi oggetti. Ecco, insomma, rispettate queste condizioni, possiamo auspicare anche uno scenario che prevede l'uso del libro digitale e contenuti digitali integrativi. Ma in questo caso il libro digitale non deve farci sentire nostalgia del libro di carta, deve essere un vero libro digitale. Cioè, dobbiamo dare dignità, significatività a quella che è davanti ai book. Per cui non fatelo con Word, perché, ripeto, Word vi obbliga a pensare in maniera antica, come Tolstoy. Per carità, va bene, se l'obiettivo è quello di preparare al volo delle dispense che devono essere anche magari stampate, no, non è che ci comanda il medico di fare l'ebook propriamente detto. Però, se volete esplorare le potenzialità dischiuse dal contesto digitale, ebbene scrollatevi di dosso questa tara del libro cartaceo. O perlomeno facciamo sì che le cose vengano dosate in maniera adeguata, insomma. Intanto cerchiamo di condividere una definizione di ebook. Io qui vorrei discutere criticamente una definizione che è stata tratta, tra l'altro, da un autorevole fonte, cioè la Treccani. La Treccani ci dice, alla sua voce di enciclopedia online, alla voce alla, in ebook, ci dice: è una versione digitale di un libro stampato.
fatto, che si può consultare usando un lettore di ebook. L'ebook però offre più di una semplice lettura rispetto alla staticità del libro tradizionale. La multimedialità e l'interattività lo rendono il supporto ideale per dizionari, manuali, quindi ideale proprio per i contesti scolastici. Tuttavia, l'adozione della tecnologia dell'inchiostro elettronico e INC preoccupa chi vede nell'ebook una minaccia per il libro classico, perché l'inchiostro elettronico ha reso il supporto digitale molto simile a quello cartaceo, almeno dal punto di vista fisico e tattile. Questa è la parte in cui io devo trattenere le risate. Mi fa specie che Trecani abbia approvato una definizione del genere, e spero che non. Mi scuso, insomma, se sembro quasi presuntuoso ad ammettermi a criticare una definizione di una fonte così monumentale, direi, autorevole, quale è appunto l'Enciclopedia Treccani. Però questa definizione è sbagliata. È sbagliata proprio al suo esordio quando dice è la versione digitale di un libro stampato. No, non può essere l'ebook la versione digitale di un libro stampato. Se lo è il libro. Il fatto che tu non abbia il testo su stampato in cellulosa, supporto in cellulosa, ma ce l'hai su schermo, non è sufficiente a dire quello è l'ebook, quello è un libro. Tutto sommato, il libro è anch'esso storicamente, da quando Gutenberg l'ha introdotto, codex verso il volume, no, i rotoli, quando è entrato in uso il codex, quella è tecnologia. Tecnologia con cui si rappresenta i contenuti. Prima si usavano i papiri, poi la carta stessa non ha avuto dei passaggi tecnologici evolutivi, però parliamo sempre di libro. Il libro lo definiamo dall'esperienza d'uso che ne facciamo. Quindi se io c'è un oggetto che anche idealmente mi viene l'idea di sfogliare, no? Già la terminologia che uso tradisce il fatto che stiamo parlando di libro. Quindi l'ebook non è la versione digitale del libro stampato, il book è il libro, no? Però in realtà nella stessa definizione c'è una parte giusta, perché si rende conto, stesso l'autore di questa voce dice, beh, però aspettate, l'ebook offre più di una semplice lettura rispetto al libro tradizionale. Abbiamo la multimedialità, abbiamo l'interattività, quindi, oh diamine, allora teniamone conto quando, se ne teniamo conto in maniera profonda, non possiamo limitarci a fare la versione digitale del libro stampato. Poi torna ancora, diciamo, un po' al passato, si lascia prendere da questo conflitto, perché dice, però l'ebook è una minaccia per il libro classico. No, l'ebook non è una minaccia per il libro, virgolette, classico, perché è un'altra cosa, convivono, sono due oggetti che possono convivere e che non sono fra loro assolutamente in competizione. Il digitale fa molto bene determinate cose. Marco poco fa ha fatto vedere cosa si può realizzare su uno schermo, che tipo di esperienza d'uso si può realizzare sullo schermo. Bene, quelle sono le potenzialità che vanno sfruttate, che un libro mai riuscirà a fare. E allora io, qual è l'operazione che dovrei fare? Dovrei cercare di dare alla forma, pur nella forma libro, riuscire a, come dire, a sfruttare, a applicare, integrare le potenzialità dischiuse dalle tecnologie, dalla tecnologia digitale. In generale, l'ebook non può essere un libro, non può fornire la stessa esperienza d'uso della versione stampata, perché, per quello che ho detto poco fa, altrimenti chiamalo libro. Tu lo vuoi chiamare ebook, ma per me questo è un libro. Il fatto che lo stia vedendo su un supporto digitale non è sufficiente. Stai facendo un'esperienza d'uso del libro. Questa è testimoniata anche dall'espressione che si usa. Io posso dire ai miei ragazzi, aprite il tablet a pagina 15. Se posso dire ciò, i ragazzi stanno usando non un ebook, ma un book, è un libro. Ripeto, rappresentato sullo tablet, ma non fa differenza rispetto all'esperienza d'uso. Anche perché, tra l'altro, quando un ebook si comporta come un libro, lo fa decisamente meglio il libro, ma decisamente. Ci sono determinate funzioni, per esempio le annotazioni, le sottolineature, i rimandi, le integrazioni, tutta la parte, diciamo così, calda, no? Dovuta di approccio, diciamo, data dall'uso dinamico che si fa del libro, sul cartaceo, al momento, le interfacce
attuali degli ebook non riescono a competere. Per cui non, è inutile che cerchi di fare il libro, perché lo fa meglio il libro. Ed è bene che sia, allora a questo punto la cosa rimanga così. E cioè lasciamo pur convivere nello zaino, lasciamoli pure i libri, magari un po' più leggeri, e trasferiamo dal libro quelle funzioni, quei contenuti che messi in digitale possono darne, ne sfruttano meglio le caratteristiche. Questa è l'operazione che si dovrebbe fare. Ed è quello che richiede appunto una roba del genere. Una roba del genere richiede un tool ad hoc. Tra l'altro, un altro aspetto concettuale importante dato dall'ebook è che nel libro, nel book, appunto, nel libro classico, noi compriamo sia il contenuto, o compriamo, barra, usiamo, insomma, quando io vado in una libreria, vado a comprarmi un libro. Mi sto comprando sia il contenuto che l'autore ha così congegnato, ma sia il dispositivo di lettura. Nel libro, cioè, sono fuse queste cose. Il dispositivo è già incluso nel contenuto e quel contenuto però viene fruito solo attraverso quel dispositivo. Questo ha dato la possibilità all'editore di prendere tutte le decisioni sulla mia modalità di fruizione, cioè ha deciso l'editore qual è la dimensione dello schermo, in questo caso sono le dimensioni della pagina, ha deciso l'editore che caratteri usare, con che dimensione, come i contenuti devono essere organizzati fra di loro. E se io ho difficoltà a leggere, magari ho dimenticato gli occhiali da lettura, mi arrangio. Non ho la possibilità di chiedere al libro, per favore ingrandisciti perché non riesco a leggerti. Questa è una faccenda tipica del libro. Con l'ebook c'è questo inedito distacco che ha messo in crisi gli editori. È una tra le cose principali che ha messo in crisi l'editore. Cioè l'editore non ha più il controllo sul dispositivo di lettura. Dispositivo e contenuto sono staccati. Questo implica che sullo stesso usate dispositivo io posso leggere più contenuti. E anche lo stesso contenuto può essere letto su più dispositivi. Io posso leggere questo libro su un cellulare, oppure lo posso leggere da un tablet, o lo posso leggere da uno schermo. E tu, libro, ti devi far leggere bene. Se invece mi fai il PDF che scimmiotta il libro di carta, si dice un layout fisso, lì stai ponendo dei limiti, perché ti comporti come la carta in un contesto che non è cartaceo, è digitale. E lì c'è lo scontro, c'è il conflitto. Quando prendo il PDF su un cellulare non leggo niente, sono costretto a fare zoomate, spostamenti. Certamente non è comodo leggere un libro in formato PDF sul cellulare. Forse si riesce ad avere qualcosa a far funzionare su uno schermo, e comunque il PDF a un certo punto ti fa dire si può stampare, almeno questa parte qua, questo capitolo possiamo stampare. Ecco, quando si sente il bisogno di ritornare alla versione cartacea vuol dire che il digitale ha fallito. Ha fallito perché ha tentato di fare l'analogico in un contesto che non è proprio. Tra l'altro, questa faccenda inedita dello stacco tra contenuto e dispositivo ha dato anche maggiore potere al lettore, a io utente. Finalmente posso decidere io il carattere, la dimensione. Anche il contrasto. Io, per esempio, la notte preferisco, per non dare fastidio a chi sta vicino, avere lo schermo nero e i caratteri bianchi. Tu hai scelto il Times, però per me il Times a me dà fastidio perché quelle grazie danno fastidio, magari sono un dislessico e voglio un carattere a bastoni, allora scelgo il Verdana. Tu hai scelto 12 punti, a me va bene 18 perché ho dimenticato gli occhiali e così via. Tutta questa libertà l'ebook deve riuscire a darla. Se invece tu ti comporti come il libro di carta, ripeto, il PDF è tipicamente fa questo, stiamo facendo un'operazione inutile, superflua. È in quei casi, insomma, che la tecnologia viene vissuta come un disturbo, come una interferenza, come uno spreco, una perdita di tempo. Vi fa dire: ma no, per favore, ridatemi la lavagna d'Ardesia. Ridatemi il libro di carta, ma se lasciamo perdere sta roba che mi sta facendo perdere tempo. Ecco, quando esclamate ciò, vuol dire che la tecnologia la si sta usando
al livello dell'analogico, cioè la tecnologia sta cercando di semplicemente di sostituire senza sfruttare le caratteristiche che sono inedite, sono proprie, no? Ora certo qualcuno dei nostalgici potrebbe dire sì, però vuoi mettere l'odore della carta. Sì, certo, anche è vero che se uno sente ancora di nuovo, sente nostalgia dell'odore della carta, vuol dire che forse era meglio che quell'esperienza la stesse facendo su un libro di carta. Vuol dire che l'esperienza che sta facendo al digitale non sfrutta niente del digitale, altrimenti non avrei sentito questa nostalgia. Però, se avete questa nostalgia, andate su questo sito, smelloofbooks.com, trovate degli spray che potete spruzzare sul vostro dispositivo e che riproducono la carta, per esempio, potete, cosa c'è qui? Potete riprodurre l'odore della muffa classica, l'odore del libro nuovo e così via. È ovviamente una battuta, ma il senso di questa slide, al di là dello scherzo, è che se abbiamo questa necessità ancora, vuol dire che l'oggetto digitale che stiamo consultando non ha nulla di digitale, se non il formato. Ed è quindi in quel caso è meglio lasciar perdere, andare sul suo analogico. Ok, allora, quali sono le caratteristiche che rendono specifico l'ebook? E che quindi non fanno sentire nostalgia dell'odore della carta, eccetera, eccetera. Bene, quali sono le caratteristiche? L'elenco ora velocemente. Dunque, la multicodicalità, cioè la capacità di integrare in un unico oggetto più codici di comunicazione, quella che comunemente noi chiamiamo anche multimedialità, sono quasi sinonimi, ma riteniamoli sinonimi. Multimediale, quando parli multimediale in genere, sono più media, quindi un medium, n medium, che io mi avvalgo di più medium, quindi più media per realizzare una certa esperienza. Ma se io usassi una videocassetta, un film o un testo, sono più media che concorrono a definire l'esperienza. Sto facendo un'esperienza multimediale. Multicodicalità fa invece riferimento al fatto che sono più media, ma tutti fruibili dallo stesso oggetto, integrati. Collidono nello stesso oggetto. È quello che ovviamente il digitale, una delle cose che sa fare meglio di altri. Anche ovviamente la interattività, abbiamo visto anche prima nell'esempio di Marco, no? Possibilità dell'utente di entrare, interagire con il contenuto, manipolarlo in qualche modo. Il contenuto reagisce di conseguenza e questo concorre, ecco, anche a dare efficacia all'esperienza didattica. L'ipertestualità, la semantica è un altro aspetto proprio dell'ebook, in generale dello status digitale. Se voi prendete un libro di storia, un libro no, tradizionale di storia, il libro è ignorante, il libro non ha idea di che cosa sta rappresentando, del significato di quei caratteri che sono stampati sulle pagine. La semantica la attribuisce a chi legge. Quindi io che sto leggendo il capitolo di storia, ne so, Federico II di Svevia, fu sconfitto a Pontida, bla bla bla, questo significato, il significato di quello che sto leggendo, che è un evento che è successo in un tale luogo, che ha coinvolto tale personaggio storico e così via, la sto attribuendo io, la semantica. Il digitale consente di esplicitare anche l'aspetto semantico, cioè l'ebook sa di che parla e questo fatto, ovviamente lo esplicita l'autore, non parliamo di intelligenza artificiale, è l'autore dell'ebook che marca, che esplicita la semantica dei contenuti. Per esempio, per fare cosa? Per alimentare un motore di ricerca semantico. Per esempio, io posso dire, mi senti, il personaggio storico Federico II di Svevia, in quali eventi è stato coinvolto? Quali sono i luoghi che lo hanno visto così, che lui ha toccato nella sua vita? Chi era coevo di questo personaggio? Ecco, una query, è come se stessi usando Google sull'ebook, però, ma meglio di Google, perché Google non fa un match semantico, no? Se io scrivo
che ne so, Castel del Monte, Castel del Monte è l'edificio federiciano, che è qui vicino a casa mia, qui in Puglia, ma è anche una città in Abruzzo. Ma lui mi fa trovare entrambi i risultati, non conosce il significato Castel del Monte come castello, versus come città. Il digitale specifico dell'ebook lo consente e va sfruttato. L'accessibilità è anche un aspetto importante, cioè rendersi fruibile anche da dislessici, da ciechi, da sordi, insomma, da daltonici, insomma, varie disturbi e disabilità che il digitale e l'ebook permette di superare. Il PDF, ad esempio, è inaccessibile. Insomma, vedete che ce l'ho col PDF, eh? Ce l'ho abbastanza col PDF. Tra l'altro, de facto, avete visto, se voi provate ad andare su qualunque sito di un editore, Ibis, o insomma, Mondadori, e anche un romanzo, lo provate ad acquistare in forma di ebook, vedete che non viene proposto il PDF, ma viene proposto il formato EPUB. Non c'ha limiti fisici, è responsive, caratteristiche che citava anche Marco poco fa, cioè la capacità di adattarsi a più schermi. È portabile, ha una sua dimensione social, cioè voi potete anche condividere le annotazioni, i commenti di coloro che stanno leggendo lo stesso ebook. Quindi potrebbe anche essere un'attività didattica questa da proporre ai propri studenti, eccetera, eccetera. In generale, queste caratteristiche sono, noi le riconosciamo nei siti web. Questo tipo di proprietà le sperimentiamo quotidianamente quando consultiamo un sito web. E allora un ebook è un oggetto, se volesse sintetizzare così in maniera sloganistica, in cui c'è più webitudine, c'è meno libritudine, c'è meno librosità, insomma. E un ebook è più vicino a un sito web che non a un libro. Al libro classico. Quindi in pratica è, per tornare alla metafora di prima, se il libro è il chiodo, no, il web è la vite, l'ebook è più vicino alla vita, insomma. Quindi non c'è bisogno del martello, non usiamo Word, usiamo un tool per fare ebook. EPUB Editor ha questo scopo, quindi è nato con questa caratteristica. Fornisce immediatamente, anche proprio nella sua interfaccia, quando si crea un ebook con EPUB Editor, non si, ora ve lo faccio vedere, quando in EPUB Editor si va a creare, faccio un nuovo ebook, clicco su nuovo ebook, ecco, non parte il foglio bianco, no. Comincia a dire come si chiama e poi contenuti. Vediamo quali sono i contenuti. E i contenuti li vado a scrivere in maniera simile, se qualcuno ha esperienza nell'uso dei CMS, cioè Content Management System, i sistemi che si usano per fare i siti, WordPress, eccetera, magari qui si ritrova. I contenuti si creano in questa maniera, in forma di pagine web. Creo un nuovo contenuto di tipo testo e qua vado a scrivere il titolo del capitolo e qui scrivo il testo e qua trovo tutti gli elementi, vedete semantica, sintesi, eccetera, tutti gli elementi con cui definisco il testo che può contenere anche immagini, anche audio, anche video, anche formule matematiche, così via. Vi faccio vedere velocemente cosa si può fare con un tool come EPUB Editor. Ecco, questo è un ebook di esempio che contiene appunto in maniera farlocca, insomma, esempi di contenuti che servono soltanto per dare un'idea delle potenzialità espressive di questo strumento. Ora, io non ho ovviamente il tempo di mostrarvi in dettaglio come si fa, poi vi inviterò a guardare sull'help online di EPUB Editor che trovate qui nel help. Dopo esservi registrati potete accedere e consultare la guida oppure consultare su YouTube video tutoriali che trovate
su questo tema, sui pavimenti. Questo è un esempio di testo con immagine, con una formula matematica, con la didascalia. Qui vedete un esempio di infografica interattiva. Qui vedete un esempio di pagina che presenta un testo, in questo caso la trascrizione del famoso I Have a Dream di Martin Luther King, però non è semplice testo, altrimenti saremo nel libro. Avete visto, che tipo di contenuto noi riusciamo ad esprimere con questo strumento. In questo caso avete visto c'è un audio in sincrono con il testo. Come si crea un oggetto del genere? Qual è il modo con cui esprimere un contenuto di questo tipo? Costruire. Con l'interfaccia di IPAB Editor è anche qua abbastanza semplice. Ecco qua, questo è il capitolo in cui si va a scrivere direttamente il testo, molto, molto banalmente, e poi vedete c'è questo pulsante Imposta sincronia audio con il testo. Cliccando su questo pulsante è possibile indicare per ogni paragrafo, diciamo così, gli istanti di tempo che sono sincronizzati con l'audio, ovviamente, nel quale quel paragrafo deve essere evidenziato. Questi istanti io li posso scrivere manualmente oppure in un modo semi-automatico. Ora non ho, ripeto, il tempo, per illustrare in dettaglio questa funzione. Però ecco, qui in questa sede credo che sia sufficiente anche darmi un'idea di quanto sia tutto sommato intuitivo riuscire a implementare, insomma, un contenuto con queste caratteristiche. Ecco, un'altra tipologia di contenuto è, ok, qui vedete anche dei testi con annotazioni a piedi di pagina, eccetera. Testi in cui ci sono dei video integrati. E anche questa è un'operazione che si fa molto semplicemente andando a cliccare dall'editor nella funzione Inserisci modifica audio video e seguendo le istruzioni che vengono fornite. Un'altra tipologia, ecco, domande, quiz, domande a scelta multipla, no? Con la possibilità di definire feedback, punteggi, domande del tipo vero-falso, domande del tipo trascina le parole, Pierino mangia la mela, ecco, conferma, ecco qui. E qui vedete che oltre a dare la possibilità di definire il quiz, fornisce anche feedback, riempi gli spazi, domanda aperta. Qui vedete un altro esempio di interazione in cui devo trascinare gli oggetti, i testi nella loro posizione. E anche qua, questo è il risultato finale. Ecco, confermo e ovviamente ho sbagliato tutto. Questo è il risultato finale. Come si ottiene un risultato del genere? Con l'editor si va a vado a prendere, vado a prendere qual era drag and drop su immagine. Ecco qui. Ecco. Si carica un'immagine e poi in maniera molto banale si creano gli hotspot. Quindi qua per esempio scrivo sedia. Trascino l'oggetto là dove deve stare, ecco, poi lo salvo. A quel punto, l'utente, nella fase, diciamo, di distribuzione, si vedrà di fronte a questa la versione, che avete visto poco fa. Ecco. Ok, adesso riprovo e viene tradotta in questo modo. E così via. Ora, di oggetti di questo tipo ce ne sono vari, come sfruttarli per realizzare un'esperienza d'uso che
che dia senso e dignità allo status digitale, beh, questo sta a voi, saper utilizzare in maniera sapiente questi oggetti, questi strumenti, queste funzioni per confezionare un vero e-book. Tra l'altro, una delle attività didattiche con le quali vedo spesso usato questo tool è quella che il docente che chiede ai suoi studenti come dire, di realizzare con questo tool un ebook. Quindi l'attività di creazione dell'ebook può anche essere essa stessa un'attività didattica. Insomma, questi sono i due modi con cui voi potete pensare di sfruttare, di applicare nei vostri rispettivi contesti questo oggetto. Questo oggetto. Io mi fermerei qui perché credo di aver toccato i miei 40 minuti a disposizione e do spazio ad eventuali Grazie domande. Francesco. E niente, come vedi ci sono già i primi commenti in chat. Wow, bellissimo, molto interessante. Mi unisco anche questa volta al giudizio dei partecipanti. Aspetta, ti supporto io. Devo Ok. trovare la finestra. Allora, ho interrotto la tua Ah, grazie. comunicazione, quindi se torni in stanza rivedrai la tua presentazione. Ok, allora, siete stati tutti e due nei tempi, quindi abbiamo ancora qualche minuto, per cui io direi che possiamo approfittarne per chiedere a Francesco, ma anche a Marco, che è ancora qui con noi nell'aula virtuale, se hanno domande, richieste di approfondimento, chiarimento su quanto è stato detto o anche quanto è stato soltanto accennato durante i due interventi. Ecco, vedo anche Marco di nuovo in webcam, quindi abbiamo ancora qualche minuto prima delle ore 16, orario previsto per la fine di questo secondo webinar, e altrimenti ovviamente possiamo finire anche con qualche minuto in anticipo, ma io vi suggerisco di approfittare della presenza dei nostri esperti che, come avete visto, oltre a essere molto competenti, sono anche molto entusiasti, insomma, ci hanno raccontato con grande passione quello che si può fare per rendere la didattica a distanza sì, interessante, coinvolgente. Allora, vedo che ci Meno sono più distante. che altro giudizi, ringraziamenti per i relatori, non ci sono domande, grazie per i vostri consigli, davvero molto stimolanti. Interessante, molto interessante. Anche i pub editor e a pagamento. Allora, c'è la domanda di Carmelo. Prego, prego Francesco. Ah sì, ecco, sto di ho dimenticato questa, sì, di precisare questa cosa qui, in effetti. IPub Editor è disponibile in versione gratuita, c'è cioè una versione base gratuita che offre funzionalità anche abbastanza, insomma, basta avanza in genere per gli usi diciamo più comuni. Per chi esige, per chi vuole di più, c'è la versione a pagamento, è un'applicazione cosiddetta freemium, cioè c'è una base free. È una versione avanzata premium che ha un costo che va dall'uso individuale di 36 euro l'anno fino ai 300 euro l'anno, 299 però vabbè, 300 euro l'anno per esempio per una scuola o per un'organizzazione consente di usare la versione completa di PubEditor a tutta la popolazione scolastica, sia docenti.